Giovanni, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, 23esima edizione, ha avuto modo di raccontarsi in un'intervista. Ecco cosa ha rivelato. Scopriamo insieme tanti nuovi dettagli. Sta per iniziare la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, ma prima andiamo a scoprire qualche informazione su un ex partecipante, Giovanni Tesse. Il ragazzo è stato intervistato da Lorella Cuccarini a Dimmi di te, il format YouTube dell'ex showgirl, e ha avuto modo di parlare della sua eliminazione dello show. Ecco che cosa ha rivelato al riguardo, Amici, Giovanni sull'eliminazione. L'ho presa molto bene. Giovanni ha reagito bene alla sua eliminazione. Sincero, l'ho presa molto bene, l'eliminazione. Perché le due settimane di stop, tra la fine del pomeridiano e l'inizio del serale, io le ho vissute molto bene. Può sembrare contraddittorio, però in maniera molto tranquilla, anche se montavamo 10 coreografie al giorno. Quindi tanto tranquillo non potevi stare. Però, essendo seguito da professionisti, da professori che sanno quello che fanno, io ero, comunque, da un certo punto tranquillo. Quando, al serale, durante la prima puntata, ti vedi eliminarti davanti a te due persone con cui hai vissuto 6 mesi, così, dal nulla. Cioè, oggi ci sono, domani non ci sono più. Più o meno deve finire, in qualche modo, Giovanni sulla sua eliminazione. Giovanni continua a raccontare. La prendi anche in maniera positiva, perché sei consapevole che tutto ha una fine. Più o meno deve finire, in qualche modo. Nel momento in cui sono stato eliminato, perché la mia eliminazione è avvenuta in casetta, non nella prima mezz'ora, io l'ho presa bene. Perché a me avrebbero potuto eliminarmi alla terza, alla quarta o anche prima, io sarei stato comunque contento, perché fino al momento in cui mi hanno eliminato io sono consapevole di aver fatto tutto quello che potevo fare. Amici, parla Giovanni. Quasi un mangiarsi le mani, ci sono stati dei momenti un po' malinconici, però Giovanni ha avuto la lucidità di reagire. Io preferisco essere eliminato prima, ma aver dato tutto, che non dopo ma con il rimorso di non aver dato quella cosa in più. Parentesi quadra aperta parentesi quadra chiusa. Da un altro punto di vista era quasi un mangiarsi le mani vedendo il programma che andava avanti senza di te. Parentesi quadra aperta parentesi quadra chiusa. Nel momento in cui invece è finito è ritornata la lucidità di dire: ok, ora è finito, quindi ora bisogna rimboccarsi le maniche, perché ora inizia veramente la vita. Perché lì dentro io mi sentivo veramente al sicuro,